Ma sì! Ma quanto ci tocca spingere ancora? Oh, non lo so, spingi! Scusi, per Campi Salentina, Lecce. 700 chilometri! Ma sei impazzito, Massi? Mica possiamo spingere per altri 700 chilometri il nostro Lambro! Ma sì, dai, spingi, dobbiamo arrivare in tempo! Incredibile storia di Don Chisciotte e Sancho Panza. 1 agosto, Festival Valle della Cupa, Campi Salentina. Noi intanto ci avviamo, vi aspettiamo di là. Spingi, Massi, spingi! Video breve in cui dico che sono Roberto Latini, Forte Braccio Teatro, che questo è un modo per esserci senza esserci e che in questo esserci e non esserci saremo comunque il 27 luglio a Novoli al Teatro Comunale con il nostro Cantico dei Cantici. Col piacere di tornare dopo tanto tempo, tanti tempi in cui non siamo riusciti. Grazie, a presto. A me della transumanza, a parte la bellezza intrinseca dell'atto, ho sempre interessato anche il nome, l'origine del nome, transhumus, attraversamento da una terra a un'altra. E subito ti vengono in mente storie non solo legate alla transumanza animale, ma anche a quella umana. E così è nato questo spettacolo, Transumanza, che siamo felicissimi di presentare al Festival della Valle della Cupa il 28 di luglio a Campi Salentina, la nuova produzione di Ura Teatro. Vi aspettiamo. E volevo dirvi che io il 29 giugno sono a Teatri della Cupa con il mio The Black Tales Tour, che è uno spettacolo da vedere. Allora, è la terza volta che io vado a Teatri della Cupa e il Teatri della Cupa, guardate quanti anni ha, 3. Quindi io ci sono sempre, posso essere retta come la zia di Teatri della Cupa, ma non solo i Teatri della Cupa, perché ormai sono fatta vecchia, quindi sono la zia. Quindi io vi dico di venire assolutamente, venite a vedere il mio spettacolo, ma anche gli spettacoli di altri. E niente, ci sono le mie amiche che ridono, adesso vi faccio salutare anche da loro. E ci saremo anche noi. Meridiani perduti ai Teatri della Cupa in La Grande Fuga. Perché venire a vedere il nostro spettacolo? Come, perché devono venire? Scusi, è ovvio. Un lancio. No, vabbè, sì, è bello, lo spettacolo è bello. È brillante. Poi siamo vecchi. Siamo già 20 anni. Vabbè, ma siamo vecchi. Ah, no, però lo trucco io. No, siamo vecchi, rincoglioniti. Ma però bello, simpatico, no? Sì, simpatico, tante, sì. E poi si piange. Si piange, si ride, si pensa. Allora, tutti il 30 a Campi Salentina. Teatri della Cupa. Ciao a tutti, io sono Gigi di Negrazzi e sono molto contento di venire a questo festival, anche perché non è la prima volta che io vado a Novoli. Ci sono stato 2 anni fa per fare un seminario che mi è sembrato bellissimo. Lo facevo nel teatro, a un certo punto entriamo nel cortile del Palazzo Baronale e penso, ma guarda che bel posto, come ci starebbe bene il teatro, come ci starebbe bene la poesia qui dentro, come ci starebbe tanto bene la poesia che diventa teatro, dialogo, azione drammaturgica, insieme con una creatura che stava lì, anche all'interno di quel seminario che si chiama Giuseppe Semeraro. Beh, quel sogno è diventato realtà, perché quello spettacolo che porta la poesia a teatro c'è adesso, e quel teatro che si intesse di poesia c'è, e c'è anche il cortile del Palazzo Baronale, e c'è un festival bellissimo in cui siamo molto felici di esserci. A presto, al 27. Fa caldo, e che si fa? Si va a Teatri della Cupa in Campi Salentina, Salento. E Novoli nel Salento, sì. Dopo essere venuti in avanguardia nel 2015 con Aldo Morto, torniamo quest'anno con Acqua di Colonia di Frosini Timpano. Prima parte, Zibaldino Africano, sì, certo, il primo agosto. Zibaldino Africano, il primo agosto. Speriamo di vedervi, di mangiare tanti di questi gelati anche. E tanti caffè, salentini. Salentini, sì, col ghiaccio, sì. Aimer, Berani, Birovic, Liduan, Dreicher, De Nilsson, Hernandez, Fidoric, Udorovic, Kaiser, Lauten, cioè più che l'appello sembra la formazione dell'Inter. Il primo italiano sta 11°, Esposito Cosimino tra l'altro, quindi. Per cui se
un ministro dell'istruzione senza laurea può insistere a chiedere ad un calciatore del Milan di prendere il diploma, allora si vede che proprio la scuola non serve a nulla. Il 29 luglio 2017 presso il Palazzo Baronale di Novoli all'interno dei teatri della Cuba. La scuola non serve a nulla, per la prima volta in Salento, a Lecce, in Puglia, a casa, a Coverti, insomma, venite, non interrogo, spiego io. Ciao a tutti, sono tutto un zoccolo, anzi no, un cigno, e vi aspetto al festival di 31 luglio a Novoli. Non andate più a dormire, che il sonno vi rende deboli. Aspettate che la notte vi abiti e vi dica che il cibo sulle tavole è preparato per voi, che la vita la volete festeggiare come una lunga notte, senza inizio, senza fine. Notte, miracolo. Questa è parte di una poesia di Gigi Gerzi che usiamo nel nostro spettacolo, Canti per la vita quotidiana, che aprirà il festival il 27 luglio a Novoli, i teatri della Cupa. Non mancate, dal 27 luglio al 1 agosto, tante serate meravigliose, dove è meglio non andare a dormire. Ciao a tutti, io sono Claudia Cavalli. Io sono Vito Cassano. E siamo la compagnia Elena D. Perfetto, il 27 luglio saremo a Novoli per presentare lo spettacolo Coesistenza, uno spettacolo di relazione tra la natura e l'uomo. Chiaramente uno spettacolo urbano, ma anche e soprattutto di danza aerea, quindi non mancate.